I tre fattori critici di un'impresa familiare di oggi. Se dovesse dire tre cose... I fattori critici sono la dimensione, troppo piccola, la non programmazione per tempo dell'eventuale passaggio generazionale e una sottocapitalizzazione in termini di mezzi finanziari. Il problema del Cayenne che accennava, tra l'altro, sì, o il capannone in affitto che non è tuo. Sì, oppure il fatto di avere 5 appartamenti, 3 ville, la barca, però lavori con i soldi dei fornitori e con i soldi della banca. Ok. Questo è vero, sì. Però a suo discapito, diciamo a sua, più che discapito, a sua parziale menda, cioè che abbiamo un sistema fiscale oggi che penalizza molto il capitale proprio. Se avesse un'impresa familiare e uno o più figli, abbiamo visto che c'è Stefano, giusto? Giusto. Che seguirà o magari sta seguendo, no, già. Un altro mestiere. Ok. Potenzialmente adatto a proseguire nelle orme del padre. Quali sarebbero le sue prossime tre azioni nell'ottica di poi andare verso il passaggio generazionale? Tre cose. La prima, lo farei un po' zingaro del mondo, cioè gli metterei a disposizione una cifra non irrilevante per farlo vivere 2 o 3 anni all'estero. Non di meno, perché i 3 mesi, 6 mesi non contano granché. In quanto andare a vivere in mondi diversi dal nostro ti consente di capire i valori, gli stili di vita, la cultura di quel paese dove poi magari andrai a lavorare o avrai dei clienti o avrai dei fornitori o dei concorrenti. Oltre che vederla con un occhio diverso rispetto al tuo paese d'origine. La seconda cosa è che cercherai di fargli capire che 3 sono le parole chiave che lui deve interiorizzare se vuole prendere le redini di un'azienda. Essere la responsabilità, l'autonomia e la delega, che spettano a me. Ma lui deve avere altrettanto una capacità di sacrificio, una capacità di rinuncia che devono risultare fondamentali per il ruolo che svolge. Perché se no entra dentro in un'azienda dove per esempio i dipendenti fanno crisi di rigetto. Perché dicono ha solamente il cognome ma non ha le cioè non ha gli attributi professionali. Invece vorrei che si dotasse di attributi professionali. E la terza cosa, mi piacerebbe che avesse la capacità di relazionarsi con grandissima facilità con i dipendenti, cioè avere una capacità relazionale che non vuol dire da un lato piaggeria o dall'altro supponenza, ma capire che queste persone contribuiscono almeno per il 50% al suo successo, almeno. Prendendo, diciamo, come base la sensibilità imprenditoriale del titolare, quale pensa che siano 3 potenziali aiutanti, che sono delle figure professionali tendenzialmente, che potrebbero supportare l'imprenditore in questo ruolo comunque abbastanza complesso? In questo momento, secondo me, un esperto finanziario, un coach e un bravo fiscalista. No, ma le spiego perché. Quello finanziario, perché lui non deve fare finanza. Una cosa che io vieterò all'imprenditore, Parma lat docet, è fare finanza. Non la sa fare, se la fa la fa male, ci lascia le penne. Secondo, un coach, perché lui ha bisogno di avere una persona che sempre lo fa crescere, ma soprattutto gli consente di avere dei forti alleati dentro nell'azienda, e lui talvolta non è in grado di coltivare questo fatto perché è impegnato sul business dalla mattina alla sera. E il terzo, avere un fiscalista bravo, perché oggettivamente oggi il sistema tributario italiano è molto pesante, penalizza troppo. Quindi bisogna cercare di minimizzare il carico fiscale. Perfetto. Nella legalità. Come pensa possa essere d'aiuto un business coach all'interno dell'azienda? Secondo me soprattutto in 3 cose. Una, nel riuscire a far crescere le persone da un punto di vista professionale, relazionale e diciamo di tipo psicologico. La seconda cosa è quella di essere un attore che partecipa alla creazione di un benessere organizzativo, che secondo me è un fattore oggi importante. La gente deve andare a lavorare non perché è obbligata, ma perché ci trova qualcosa di buono. La terza e ultima cosa è che lui potrebbe svolgere un ruolo non marginale nell'allevare il potenziale.